Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, siamo allo stand Alcatel, questo è Alcatel Idol Alpha. Si tratta di uno smartphone particolarmente interessante, soprattutto per le scelte di design. Vi parlo un attimo delle specifiche tecniche. Si tratta di uno smartphone con Android 4.2, fotocamera da 13 megapixel con LED flash, lo vedete qua dietro. È uno smartphone che dovrebbe essere in metallo. Non avevo informazioni precise, ma sicuramente lo è il bordo. Mentre invece dietro probabilmente è in plastica. Il processore è un quad core da 1.2 GHz, abbiamo 16 GB di memoria interna, 2 GB di RAM, batteria da 2000 mAh, connettività 3G, Wi-Fi N, tutto quello che vi aspettereste da uno smartphone simile. Lo schermo è un 4 pollici e 7 HD, quindi 1280x720 pixel IPS. Cosa ha di veramente interessante dal punto di vista del design? Il fatto che la parte alta dello smartphone e quella bassa sono trasparenti. Facciamo vedere un po' l'effetto con lo sfondo. Vedete, è molto molto bello. Qua sotto abbiamo tre tasti, ovvero back, home e menu. In realtà i tasti sono poi qua sopra, quindi non sono esattamente là sopra. Il sistema sembra scorrere molto fluido, non è connesso a internet, non possiamo fare grandi test, scaricare applicazioni o navigare. Per quello che possiamo vedere qua, semplicemente passando da un applicativo all'altro, il software sembra andare in modo molto fluido, però insomma ci riserviamo di poter provare in futuro Idol Alpha per poterlo appunto provare e spremere a fondo. Questo è Alcatel One Touch Idol 2. Si tratta di uno smartphone interessante, almeno dal punto di vista delle caratteristiche. Ha una fotocamera da 8 megapixel con LED flash, un peso di 128 grammi, sottile appena 7,3 mm e un display da 5 pollici QHD, dove Q è la Q minuscola, quindi parliamo di 540x960 pixel. Abbiamo poi a che fare con una fotocamera frontale da 2 megapixel, una memoria interna da 8 o 16 GB, sempre 1 GB invece quantitativo relativo alla RAM. La connettività dati è HSPA al massimo, quindi 21 megabit per secondo, Bluetooth 4.0, GPS. Il processore è un MediaTek quad core da 1.3 GHz. Con processore grafico, non lo so, non ve lo so dire al momento. Ve lo faccio un po' vedere dal punto di vista estetico. Non è particolarmente ispirato, il design forse è un po' anonimo, ma comunque devo dire, secondo me è abbastanza bello. Il prezzo ovviamente ancora non lo conosciamo, ma pensiamo possa essere competitivo per un prodotto Alcatel. Questo è il sistema, esattamente come gli altri prodotti Alcatel, purtroppo qui allo stand non è presente connessione e quindi non possiamo spremerli davvero. Interfaccia grafica ridisegnata ovviamente da Alcatel. Questo è il toggle delle notifiche. Andiamo su About Phone. 4.2.2 è la versione del firmware. Dovrebbe arrivare nel secondo trimestre di quest'anno anche in Europa, anche se, come ho detto, non conosciamo il prezzo. Questo è Idol 2 Mini della famiglia One Touch dell'azienda ormai cinese. Si tratta di uno smartphone con fotocamera da 8 megapixel con autofocus e LED flash. Ve lo faccio vedere qua dietro, eccolo qua in questo colore molto molto sobrio. Questo dovrebbe essere metallo, mentre invece questa è plastica. Infatti hanno dei colori anche appena appena diversi. Schermo da 4 pollici e mezzo QHD, quindi 540x960 pixel. Fotocamera l'abbiamo detto, registra video a 1080p. Abbiamo un processore Qualcomm quad core da 1.2 GHz con Android 4.3, 4.8 GB di memoria interna, 1 GB di RAM, come anche l'Idol 2 che abbiamo già visto. Connettività HSPA fino a 42 megabit per secondo. Batteria da 1700 mAh. Il sistema qui l'abbiamo già visto. In questo caso questa variante è dual SIM, non ci è dato però sapere se esiste una variante mono SIM. Qui abbiamo uno slot che suppongo essere per la micro SD, mentre invece si aprono probabilmente gli sportellini sopra o sotto per la doppia SIM. Questo è Pop Fit, uno smartphone a dir poco minuscolo, lo vedete, infatti abbiamo uno zoom enorme sullo smartphone perché
è veramente molto piccolo, è uno smartphone che ha uno schermo da 2,8 pollici, non vedevamo uno smartphone con uno schermo così piccolo da molto tempo. C'è un ottimo motivo, perché? Perché viene dato con questo accessorio, senza questa parte bianca in questo caso, che ha altri scopi, per poterlo mettere al polso. Diventa quindi un perfetto compagno di fitness e di musica. Anche per quest'altra cover, che è una cover che vi permetterà di ovviamente inserire lo smartphone dentro e proteggerlo, ci saranno i tasti per cambiare brano e in trasparenza, traslucido, si vedrà comunque lo schermo e si vedrà quello che viene riprodotto. Fotocamera da 2 megapixel per quanto possa mai servire. Cos'altro c'è da sapere? Batteria da 1000 mAh, 4 GB di memoria interna, 512 MB di RAM. Android 4.2, vediamo che è stato leggermente personalizzato. È comunque utilizzabile come smartphone Android, sia ben chiaro. Ci sono, vedete, dei software per il fitness, player musicale, vi faccio provare l'audio, anche se in questo caso non sentite perché ho la clip del microfono. Comunque, uno smartphone molto piccolo, molto compatto, votato ovviamente alla musica. Aggiungo anche processore a un dual core da 1 GHz. Per questa rapidissima prova di Alcatel Pop Fit è tutto, un saluto agli amici di AndroidWorld.it.